Emozioni, divertimento e voglia di stupire. Ci sono tutti gli ingredienti per un successo annunciato che coinvolgerà i comici del San Costanzo Show e il regista fanese Harry Secchiaroli nel film intitolato Stregati dalla Bruna, una pellicola che promette grandi risate che uscirà dal 31 ottobre nei cinema marchigiani del circuito ACEC, l'associazione cattolica esercente cinema. Le riprese inizieranno a fine maggio per poi riprendere a luglio e ad agosto, a settembre il montaggio e poi la sera di Halloween, la prima proiezione del film. Siamo giunti alla nostra terza produzione con grande orgoglio, una produzione che ci sentiamo di fare da tanto tempo. Ci siamo sentiti con Jeffrey poco dopo l'estate per andare avanti in questa cosa. C'è stato un grande entusiasmo da parte di tutti. Vogliamo fare questo film che non è in dialetto quest'anno, ma sarà in italiano e vedrà protagonista Fano e i dintorni di Fano, come è il nostro modo di fare. Siamo orgogliosi, siamo carichi, non vediamo l'ora. Per quanto riguarda la trama, la produzione fa sapere che la pellicola ruoterà attorno alle storie di 7 personaggi, le cui vicende si intrecceranno in un crescendo di equivoci, doppi sensi e risate. Oltre alla collaborazione di comparse, Secchiaroli potrà contare anche su Valentin Mongiu, un professionista di produzioni hollywoodiane. Le musiche invece saranno curate da Michele Mucciacito, che ha già lavorato alla colonna sonora degli Sbancati. Il film sarà dedicato a Peppe Nigra, per tanti anni membro del San Costanzo Show. Diciamo innanzitutto che questa idea è nata da Giovanni, giusto? No, chi l'avrebbe mai detto, hai visto? Sì, è nato da un racconto mio, poi che abbiamo elaborato tutti insieme, quindi film episodi con tre uomini accomunati, hanno in comune questo rapporto con Bruna, che è Romina, e a un certo punto si capirà qual è appunto la fonte di questo rapporto tra loro tre e Romina, appunto stregati dalla Bruna. E ci sono i classici Rosa della Cecca, Romi e Romina, Orietta Pedotti, le signore Pesaresi, e insomma i nostri personaggi classici, ma anche dei nuovi. Suor Domenica delle Palme. No. È vero che conosceremo anche le figlie di Rosa della Cecca? Sì, sì, ci saranno le figlie, anzi un appello, stiamo cercando tre aspiranti attrici molto tra i 30, che dimostrino tra i 30 e i 40 anni e che dimostrino 120-110 kg l'una almeno. Chi sarebbero? Sarebbero le tue figlie? Le figlie di Rosa della Cecca. Antonella, Donatella e Ornella, le cerchiamo. Ci vediamo allora al cinema, 31 di ottobre. 31 di ottobre, vi aspettiamo, ancora e presto. Dai. Per la notte delle streghe, stregati dalla Bruna.